Anni fa mi scontro con questo studio, che praticamente questo studio cosa ci raccontava? Ci raccontava, dice, noi sappiamo che siamo in grado di controllare i comportamenti motori di tutti gli animali, di tutti gli esseri viventi con le onde elettromagnetiche. Però, dice, fino adesso l'abbiamo fatto con mezzi invasivi, per esempio elettrodi piantati nel cervello, eccetera, eccetera. Invece noi che siamo più bravi abbiamo scoperto che possiamo farlo anche con mezzi non invasivi. E quindi possiamo far correre a comando il topolino, poi lo facciamo fermare, poi lo facciamo rotolare, eccetera, eccetera, a seconda di quello che vogliamo ottenere. Come si fa? Iniettiamo nel topolino con virus disattivati delle nanoparticelle ferrose che si sa vanno a depositarsi nella corteccia motoria. Poi con le onde elettromagnetiche riscaldiamo queste nanoparticelle che oramai sono nel cervello del topolino e gli facciamo fare tutto ciò che vogliamo. Quello che stanno facendo? Quindi è una correlazione con le cie chimiche. Non so, con i vaccini. Tutti i vaccini contengono nanoparticelle metalliche, soprattutto d'alluminio, che elettivamente va al cervello. Servono i vaccini universali a renderci antenne ricetrasmittenti di onde elettromagnetiche e ci toglieranno col 5G e poi il 6G intanto pure la libertà motoria, perché comanderanno i nostri movimenti, ma ci condizioneranno il nostro carattere, i nostri sogni, il nostro stato d'animo, tutto quanto. Ve l'ho detto, pillola rossa. Una terapia che l'ante non sarà nulla, ce la fa. Ce la fa. Sono nanoparticelle. No, per 160 secondi non una sola. Sono un miliardesimo di metro, sono capaci di passare la barriera cellulare e vanno proprio dentro la cellula. Quindi di una volta dentro la cellula. Mi ha fatto un corso con una Montanari, sono nanoparticelle. Montanari è quello che ci ha aperto gli occhi. Perché c'è questa cosa in corso? Perché loro vogliono realizzare il cervello globale. Voglio realizzare un'interconnessione in tempo reale contemporanea di 8 miliardi di cervelli umani. E già Beppe Grillo l'ha scritto nel suo blog, quindi non è neanche una cosa... E anche qui ci sono degli studi dove già loro hanno progettato questa cosa e dicono guardate che noi siamo consapevoli che in 10 minuti facciamo cambiare il tono dell'umore o il comportamento di 8 miliardi di persone contemporaneamente. E allora succederà quando ci sono individui che non sono consoni o non servono, li fanno salire al 100° piano di un grattacielo e li fanno buttare sotto, per dire, no? Oppure metteranno nella mente dei pensieri che poi ti portano all'aggressività, all'atteggiamento da zombie, che cose. Quindi non è vero che ci vogliano sterminare, più siamo e più li facciamo comodo, perché? Perché se io metto 8 miliardi di cervelli umani in connessione, ho creato un enorme supercomputer quantico, probabilistico, non più deterministico, e quindi io ho la capacità di elaborazione dati che è trilioni di volte superiore a quella attuale. E quando lo volessero eliminarsi, piace un bottone. E quando uno... via! E perché questo? Perché a loro gli interessa sempre questo sviluppo tecnologico. Noi siamo animali a tempo fabbricati per portare un certo risultato. Non è escluso che arrivati a quel risultato ci fanno fuori tutti senza pensarci due volte. Come sempre. Come sempre. E se non piace fuori loro? Non si sa mai. Io so come fare, se mi date un miliardo ve lo spiego. Ancora. E sono già due. Perché il cervello collettivo? Perché si torna al modello originale dell'economia anche. Il formicaio funziona perché non c'è più l'individuo, c'è un cervello collettivo. Si muove come un tutt'uno, come un unico superorganismo di cui ogni formica è una cellula. Noi diventeremo cellule di questa. E guardate, noi siamo primati, però non siamo formiche, quindi siamo altamente individualistici. È per quello che cercano di distruggere a tutti i livelli l'individualità, di etnia, di religione, di sesso, di famiglia, di nazione, di cultura. Cercano di fare questo grande meticciato, appunto, dove alla fine
neppure l'individuo praticamente non esiste più, c'è un unico cervello che comanda tutto, e chi ha in mano il cervello poi ha in mano tutto il genere umano senza riflessione. E questa l'ha chiamata la postumanità, cioè l'uomo non esiste più, c'è qualcosa di diverso che compare. Post. Voi siete tutte persone speciali, se no non sareste qui oggi. Ritorna? Sì. Quindi non parametrate su di voi. Voi dovete parametrare sul vostro amico, il vostro compagno, il vostro parente, che quando provate a parlargli dei vaccini vi ride in faccia. E quello oramai geneticamente è andato, ma geneticamente, non culturalmente, non lo recuperi. Cosa diversa dalla postumanità è il transumanesimo. Transumanesimo se lo sono riservato per loro, ed è l'intelligenza artificiale, o meglio, no, non è l'intelligenza. È la fusione del cervello umano con la macchina. La fusione del cervello umano con la macchina ci fa diventare praticamente eterni, che una macchina prima si deteriori, e onniscienti, perché poi raccoglie miliardi e miliardi di dati. A mio giudizio, questa è un'opinione mia, per affrontare viaggi stellari, perché viaggi stellari è che separa la velocità della luce, ci vogliono millenni, e quindi per la durata nostra della vita non sono concepibili, non sono pensabili. Senza pensare poi alle radiazioni del cosmo, tutto quello che ci può essere di pericoloso. Una macchina gestita da un cervello umano lo fa